saliamo e ci divertiamo. Andiamo. Aiuto! Tommy! Abbiamo 84 persone vicino a noi e sono tantissime perché ci troviamo in capo al mondo. Quante volte vi è capitato di prendere una multa per eccesso di velocità, ma non volevate andare forte, eravate solo sovrapensiero e poi vi siete visti recapitare la multa a casa oppure avete visto un bruttissimo flash? È successo anche a me su uno degli stradoni tipici di Milano, dove il limite è 50 all'ora, tu vedi uno stradone enorme e automaticamente ti viene da andare a 60-70 all'ora. Oggi vi spiego come evitare che questo ci accada ancora grazie al prodotto che vi presento, che si chiama Coyote Mini. Torniamo però indietro e capiamo come siamo arrivati fino a qui, in questo bellissimo paradiso. Bene, oggi andiamo a percorrere una bella strada di montagna in compagnia della nostra piccola Bartina e del nuovo Coyote Mini. Vi confermo che è veramente molto utile, non solo ci avvisa di possibili autovelox fissi o mobili che ci sono in giro, ma anche dei pericoli o inconvenienti in cui si può incorrere, come incidenti, code improvvise, e ci aggiorna in tempo reale fino a 30 km di distanza, quindi ha veramente un bel raggio d'azione. La cosa molto carina e utile è che posso avvisare anche io gli altri automobilisti dei problemi che incorrono, infatti abbiamo appena avvisato che ci sono dei rallentamenti, niente di che, però gli altri sanno che qui è tutto bloccato, tanto per cambiare a Milano. Posso avvisarli utilizzando i semplici tastini, molto molto veloce l'interfaccia, molto semplice, oppure se non sono fermo posso avvisarli addirittura con un comando vocale. La funzione di comando vocale è molto utile perché ovviamente se noi stiamo guidando e ci mettiamo lì a schiacciare i tastini avvisiamo gli altri, poi magari ci andiamo anche addosso, e invece col comando vocale non rischiamo, è una cosa abbastanza intelligente. Come potete vedere l'interfaccia è molto semplice, la community non è niente male perché noi abbiamo 44 persone che stanno utilizzando Coyote, le stelline ci spiegano l'affidabilità delle loro segnalazioni e direi che è al massimo, quindi vuol dire che sono tutte persone che segnalano quando c'è veramente bisogno di segnalare. Ovviamente qui in autostrada la velocità massima consentita è di 130 km orari. Metti caso che io non mi accorgessi di questa cosa, a parte che adesso siamo nel traffico, ma comunque lui ci segna la velocità in tempo reale che abbiamo noi adesso. Ci dice la nostra velocità e che il limite è 130. Se lo superiamo diventa tutto rosso, quindi ci accorgiamo che siamo ovviamente oltre il consentito. Diciamo che con questo è un po' difficile farsi fregare, perché quando è tutto verde vuol dire che tutto va bene, quando diventa rosso vuol dire rallenta, perché ecco, ci fa sentire tutte le problematiche che abbiamo, che sostanzialmente sono code, veicolo fermo. Siamo finalmente arrivati sulla strada che porta alla Roncola, il tempo non è dei migliori, ma comunque ci divertiremo facendo il passo di montagna e ovviamente testeremo anche il Coyote. Abbiamo messo una GoPro qui per riprendere anche un bel po' di sound e di botti, quindi io e Tommino dietro la camera saliamo e ci divertiamo. Andiamo! Aiuto! Tommy! Ma sgomma! Va a vuoto! Oi. Quanti occhiali
quanti avete? Un paio, quello che mi sono tolto adesso, e l'altro è quello che tengo là di riserva. Ok, eccolo qua, vedi. Tornante a destra tra 120 metri. Pericoloso. Seconda, dentro. Che bello. Su in salita. Oh, che svarione. Ma che... No, ma guarda. Ma che... Bomba. Questa è la roncola di Bergamo, uno spettacolo. Dove siamo qua? Caro Bais. Ristorante. Tommy, non pensare alla pappa. Oh. Comunque guarda, c'è, ci sono 104 persone in quest'area, cos'è, di 15 chilometri? Ma fanno la taragna, la festa della polenta a luglio? Però qui fa fresco la sera, oh! Allora via di polenta! Polenta e osei! Cadetto! Ordinanza! Cadetto! Cadetto! Siamo arrivati sulla Roncola, un borgo veramente carino sopra Bergamo. Vi consiglio di venire a farci un giro, anche perché il panorama è veramente molto suggestivo. Cioè, non sembra, ma in pochi chilometri si sale veramente tanto. Volevo farvi vedere un attimo l'interfaccia per spiegarvi meglio il Coyote Mini. Come avrete visto prima, qui in alto usciva il nome della strada. Adesso non c'è perché ci troviamo parcheggiati, non siamo su alcuna strada. Comunque, questa è la nostra velocità attuale, ovviamente 0, e questo è il limite 50. Se lo superi diventa tutto rosso, come vi ho spiegato prima. Abbiamo 84 persone vicino a noi e sono tantissime perché ci troviamo in capo al mondo. Come potete vedere abbiamo solamente 3 tasti, quindi è molto semplice da utilizzare. Qui possiamo fare delle allerte, ce ne sono molte: strada sdrucciolevole, visibilità ridotta, veicolo contromano, ok? Con quest'altro possiamo segnalare autovelox mobile o autovelox pattuglia mobile. Siamo riusciti a portare la Bartina in totale sicurezza, ci siamo divertiti, ma comunque siamo rimasti fedeli alle regole del codice stradale. Continuiamo adesso la nostra esplorazione in compagnia del nostro Coyote Mini. Vi porto adesso a vedere un laghetto speciale. Bene, abbiamo superato i limiti. Oh, è vero. Ops, vedi? Bravo Tommino, hai colpito nel segno. Qua c'è un cane libero, non ti muovere, che ti ho sulla coscienza per il resto della vita, altrimenti. Con la roulotte qua, che bello. Sul fatto la mossa. Qui siamo fatto la mossa. Pom, pom, pom. Sei violenta. Che botte che tira, oh. E abbiamo comunque 72 persone con noi e l'affidabilità è media, diciamo. Che posto. E senti com'è fresco qua. Ci sono 23 gradi. Madonna, questo coyote dove ci porta? Io e Tommy abbiamo trovato il paradiso. È veramente bellissimo. Adesso vedrete in sovraimpressione tutte le immagini di questo posto. Non c'è assolutamente nessuno, c'è una pace, boh. Ma guarda anche dietro, guarda lì dietro che roba, che colori. E poi l'ossigeno. Senti che suoni. Mi spiace rovinare il momento zen di quel signore lì. Riaccendiamo il nostro fantastico Coyote. Ma cosa c'è di più bello di una bella strada e di una bella macchina da guidare? Ok, siamo finalmente arrivati all'ultima tappa, come potete vedere.
Val Cava. Ce l'abbiamo fatta, Tommy. Ora dietro, de zoom, de zoom. Allora, conclusioni in merito al Coyote Mini. Devo dire che sia io sia Tommy, dietro la camera, siamo rimasti piacevolmente sorpresi da questo piccolino. Funziona veramente molto molto bene, è anche molto utile per la sicurezza sulla strada, infatti ti avvisa veramente di qualsiasi cosa possa metterti in pericolo. Vi aiuta assolutamente a rimanere entro i limiti di velocità, me ne sono accorto personalmente perché in salita ti veniva voglia di schiacciare un po' di più, però vedevi che diventava tutto rosso e quindi capivi che stavi eccedendo. Vi consiglio di provarlo anche perché il prezzo è veramente molto conveniente, adesso tra l'altro è in offerta, costa una stupidata. E i benefici li vedete praticamente dal primo utilizzo, cioè appena lo accendete e lo mettete in macchina vi rendete conto che è un aiuto in più. Direi quindi che è arrivato il momento di tornare a casa e di andare a mangiare, vero Tommy? Direi. Visto che sono le 9:20, quindi noi andiamo a mangiare e concludiamo questo video. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi e torniamo a casa. Bella.